possiamo dire 2018 riparte Salerno, soprattutto per quanto riguarda le grandi opere. Ha fatto menzione nel corso della conferenza stampa di due progetti importantissimi, soprattutto quello che riguarda Piazza della Libertà, vera piaga nel cuore della City, anche l'inaugurazione attesa dell'Umberto I. Sì, riparte probabilmente non è un termine giusto, non si è mai fermata, nel senso che noi stiamo andando avanti, naturalmente scontrandoci con alcune difficoltà non direttamente di nostra, non dipendenti da noi, insomma, per intenderci, ma insomma alla fine abbiamo avuto ragione su tutto. La Piazza della Libertà è un'opera formidabile ed importante per la nostra città, non solo dal punto di vista della fisicità dei luoghi, ma anche dal punto di vista dei servizi. 700 posti auto sono un tesoro preziosissimo, preziosissimo, e quindi questa è una cosa che ci lascia sperare che finalmente questa cosa va verso il suo termine. Tempi? Beh, questi sono, dipendono dal, io credo un anno e mezzo dovremo finire tutto. Per quanto riguarda l'Umberto I, partiamo subito. Noi abbiamo avuto delle difficoltà dovute alla, difficoltà burocratica, anche banali se volete, però purtroppo sull'agibilità dei luoghi. Mancava qualche firma, qualche ammenicolo, l'abbiamo ottenuto e ora possiamo inaugurarlo. Io immagino di volerlo inaugurare con qualche evento significativo. Altrimenti, se non riusciamo a farlo rapidamente, lo inauguriamo mostrando il luogo, che è assolutamente delizioso. Chi avrà l'onere e l'onore di gestire l'Umberto I? È una cosa che vedremo. Ancora non è stata. No. Nel suo articolato intervento ha toccato diversi punti, la sicurezza, sistema di videosorveglianza, la manutenzione, diversi interventi di decoro urbano. Mancato, credo che ci sia nel programma, qualcosa relativo all'impiantistica sportiva, che è una vera lacuna, tallone da Achille dell'amministrazione comunale, non da quest'anno ma da sempre. Ecco, sotto questo aspetto come immaginate di intervenire? C'è l'assessore Caramanno che da questo punto di vista è un molosso, un cane da presa, è molto attento e sta sui problemi. Noi abbiamo un progetto di finanza che credo abbia superato le panie procedurali, che prevede la riqualificazione importante del vecchio vestuario, più altre opere dislocate nei quartieri. Da questo punto di vista noi acquisiremo quanto più possibile finanziamenti dal credito sportivo e dagli organi preposti per fare in modo che queste vengano realizzate. Comunque, una chiacchierata con Angelo Caramano credo che sia assolutamente interessante, perché è molto sul problema e vi racconta fatti e circostanze per la crescita dello sport nella nostra città. Tanti successi, qualche sofferenza, ad esempio Geno Urbano. Ma io l'ho detto, noi abbiamo fatto un incontro proprio questa mattina per fare in modo che Salerno Pulita inglobi l'universo degli aspetti relativi al decoro urbano. Abbiamo tenuto precedentemente un incontro ufficiale di un tavolo di trattativa in prefettura e abbiamo raggiunto un accordo condiviso con le parti sindacali e con le parti aziendali. Questa mattina ho inviato una lettera d'impulso al presidente di Salerno Pulita e a Corona, presidente del bacino, per fare in modo che quanto sancito e statuito all'interno di quell'incontro abbia un seguito. Noi abbiamo l'interesse di avere un interlocutore unico, così si sa chi fa che cosa e di chi è la responsabilità di eventuali disservizi o l'encomio per eventuali servizi resi bene. Naturalmente ai cittadini chiedo la cortesia di rispettare le modalità della raccolta differenziata, altrimenti non basta un esercito di addetti per le pulizie. Che auguro sente di fare ai salernitani e che 2018 si attende? Io mi aspetto un 2018 molto produttivo dal punto di vista delle opere da realizzare, sicuramente con una serie di aspetti innovativi che metteremo in atto, dicevo il Palazzo dell'Innovazione poc'anzi, e soprattutto io mi auguro che ci sia una svolta in Italia, una svolta fatta di lavoro, di produttività, di intelligenza e dei fini. E devo dire che da questo punto di vista c'è bisogno che questa campagna elettorale si svolga, perché ormai siamo in campagna elettorale, si svolga con chiarezza di intendimenti da parte di tutti. C'è un'offerta politica che va proposta al popolo italiano che credo e mi auguro sappia leggere con intelligenza le capacità dei singoli
inutile dire che sono del Partito Democratico, quindi spero che l'offerta politica del Partito Democratico venga opportunamente considerata, ma c'è bisogno di capire che non si scherza, non si scherza, non si può scherzare col populismo, non si può scherzare con i diritti civili, non si può scherzare con la demagogia, perché poi sono cambiali che tornano all'incasso e non vengono pagate. Io credo che c'è bisogno di una proposta intelligente e piena e anche la capacità di rappresentarla. Io credo che il Partito Democratico abbia una classe dirigente autorevole e sperimentata. Per ciò che concerne Salerno-Porto Ovest? Salerno-Porto Ovest non è una nostra prerogativa, voi sapete è in testa l'autorità portuale. Io non ho mancato di far sentire, nei limiti delle mie possibilità, il peso del nostro delle nostre sollecitazioni. Sapete che lì la ditta è andata in crisi, però il commissario, adesso non mi sfugge il nome, Ruperto, il commissario Ruperto ha garantito che la vendita dei rami d'azienda andranno avanti, non creeranno problemi sull'occupazione e naturalmente l'opera si completerà. Leggeva proprio stamattina una dichiarazione di spirito il presidente dell'autorità di sistema, che diceva: lasciare le gallerie compiute al 50% è un crimine contro la logica, contro la città e contro il buon governo. Grazie.